Anderson e la palla esce. Pronta rimessa con le mani per Nervo, il fedelissimo di Renzo Olivieri che allunga a Beppe Signori e il bomber non aggancia in aria. Invio di Gianluca Pagliuca, il controllo di Amoroso a centrocampo, il lancio in avanti, lo stop di petto per Marazzina che appoggia di sito per Marco Di Maio che sullo slancio tira il destro. L'arbitro consacra in questo momento il Bologna campione d'Italia. È un momento veramente importante questo del Bologna che dopo tante fatiche, tante amarezze e tanti contrattempi riesce a coronare questo duro e travagliato campionato raggiungendo l'ambito e agognato settimo scudetto. Sentiamo un cannoniere, Pascutti. Pascutti, lei si sente libero come Pavinato nelle audaci imprese? Senz'altro, questo è... Ma guardi, io non dico soltanto libero nel fare l'amore lei con chi le pare piace. No, dico anche in un senso intellettuale, nel giudicare gli altri. Beh, io mi sento libero in tutti e due i campi, senz'altro. Lei non ha nessuna inibizione? No, no. E lei Bulgarelli? Cioè, quasi tutti noi siamo andati a fare il catechismo e fare queste cose tutte in chiesa, in parrocchia, quindi... Ognuno di noi ha nel proprio fondo ha questa repressione. E lei Furlani pensa che questa continenza che vi venga richiesta soltanto per ragioni fisiologiche o morali? Fisiologiche? Ma lei non pensa piuttosto che la repressione abbia come scopo quella di darvi una maggiore aggressività nel campo? Senz'altro. Oh, il cuore rosso.